Eccoli, Tardelli, Selvaggi, Collovati, Dossene, i protagonisti di quel miracolo sportivo che furono i mondiali di Spagna del 1982. Partiti malissimo, divennero campioni del mondo dopo molte polemiche che riguardarono anche l'allenatore Berzot. Calcio d'inizio è del Brasile. Entriamo e vediamo questa muraglia giallo-oro, tutti con le magliette giallo-oro del Brasile. È una cosa che ti toglieva il fiato. Il docufilm Italia 1982, Una storia azzurra, racconta con ampio materiale di repertorio quei giorni, ma anche tutto un mondo per il quale si sente una nostalgia fortissima e la vita di questi campioni, ieri come oggi. Per loro l'affetto degli italiani è rimasto invariato, come pure la loro amicizia. Una vittoria voluta quella, abbiamo sicuramente sofferto, soprattutto nel primo periodo, e poi perché insomma ci hanno detto tante di quelle cose non belle, che un po' di sofferenza sempre c'era. Giustamente Beppe Dossena ha detto cambieremo mestiere, faremo gli attori. Abbiamo vinto solo per le qualità, abbiamo vinto anche perché abbiamo tirato fuori qualcosa per lui. Berzot è stato tutto per noi. È come un papà, forse, rispetto a voi. Tu parli con uno che è di origine friulana come lui, come Zoff, per cui per me era qualcosa più di un papà. È stato un personaggio indimenticabile, un uomo e un allenatore sottovalutato, te lo posso garantire, perché è un uomo colto e un allenatore molto, ma molto preparato. Allora, amici e compagni di squadra per sempre, giusto? Amici per sempre. Mai per diventare come noi. No, quella è un'altra canzone. Bravi, grazie.